Ciao a tutti, io sono K e vi do il benvenuto nel canale YoK Show. Ci troviamo nel futuro, precisamente sull'esopianeta Copper 9, una società di nome JC Jensen in Space. Parodia della reale multinazionale SG Johnson & Son, che produce prodotti per la cura della casa, ha mandato i propri robot a lavorare come operai per estrarre le risorse del pianeta. Ad un certo punto, gli umani che facevano parte di questa colonia e che supervisionavano il lavoro di queste forme di vita sintetiche hanno combinato un bel casino. Infatti non è uno spoiler, ma dai primi flashback dell'episodio capiamo che il nucleo del pianeta è disastrosamente collassato per un errore dei dipendenti di questa società. A causa di questo, la vita biologica sull'intero pianeta si è estinta, umani compresi, provocando una glaciazione perenne. A questo punto, i robot operai rimasti soli in questo mondo perduto e isolato hanno perciò assunto il controllo della colonia ed, essendo esseri senzienti, hanno iniziato a vivere come i loro predecessori. Ma una minaccia incombe. La compagnia non starà a guardare. Questa è la nostra personalissima analisi e ciò che pensiamo del pilot di Murder Drones. Premessa, ci siamo limitati a vedere solo il pilot, quindi ogni considerazione si limita a questo. Nello show prodotto sempre dalla Glitch Productions, casa creatrice anche di The Amazing Digital Circus, di cui abbiamo recentemente parlato, i droni operai, dopo la dipartita degli umani, scimmiottano la vita dei loro creatori, sicché possiamo notare diverse cose che sono piuttosto insensate e tipicamente umane. Ad esempio vestirsi, avere una pettinatura, insomma darsi un'identità e un'individualità. Oppure vediamo anche questa specie di robot neonato. Si potrebbe parlare letteralmente per ore di come queste cose non abbiano logica. Per esempio il fatto che loro, essendo sintetici, non sono tecnicamente mammiferi, di conseguenza non possono avere figli. Quindi perché quel bambino robot? Per poter parlare di questo pilot dobbiamo inevitabilmente mettere anche in luce quelli che a nostro parere personale sono alcuni aspetti, problemi o premesse che di base risultano totalmente sbagliati o non funzionano. Gli umani hanno creato questi droni senza un sesso, ma comunque con un genere, quindi sono divisi in ogni caso in maschi, femmine, eccetera. Il che è strano non essendoci una sfera sessuale alla base, ma questo potrebbe aver senso nell'ottica del fatto che questi robot sono alla ricerca di un'identità personale ed è per questo quindi che adottano tutta questa serie di cose. Oppure anche la questione che tecnicamente nessuno di loro invecchia, quindi perché simulare l'età come la natalità, l'adolescenza e la vecchiaia? Pensiamo ad esempio a Khan, il padre della protagonista. Perché il pannello che rappresenta i suoi occhi ha sopra delle finte rughe? Certo, ci saranno modelli più avanzati, ma nessuno diventa vecchio nel vero senso della parola. Vi giuro, mi viene mal di testa anche solo a pensare quanto siano stati imbecilli gli umani di questa storia. Riflettiamoci. Creano dei robot senzienti, che quindi sono a tutti gli effetti una nuova forma di vita, per poi usarli come schiavi. Che è come se io decidessi di rendere senziente anche il mio forno a microonde. È ovvio che non seguirebbe più le mie istruzioni e magari vorrebbe uscire a divertirsi il sabato sera. Sti cretini non hanno imparato nulla dalla fantascienza? Se crei una macchina che deve scavare in miniera, programmala solo per quello scopo. Che me ne frega che sappia anche leggere poesie o innamorarsi, è assurdo. Vabbè, quei geni del male della JC Jensen in Space. Dopo essere riusciti a distruggere un intero mondo, congratulazioni, hanno l'ennesima idea brillante: mandare altri robot sul pianeta, anch'essi dotati di un'intelligenza artificiale come i primi, così in caso si ribellassero anche loro, bel casino, un po' ispirati sicuramente agli angeli sterminatori di Asvinotel. Il loro scopo è semplice: fare secchi tutti i precedenti robot operai. Complimenti! Ma la butto lì, cari umani della JC Jensen in Space. Magari prevedere prima, che ne so, una specie di comando che spegne tutti i robot in caso di emergenza? Sai, in caso domani si svegliassero e volessero giocare a fare Skynet. No, troppo difficile da immaginare. Ma chi diavolo c'è a capo di questa compagnia? Homer Simpson? Santo cielo! Che poi, fatemi dire una cosa. Quale vantaggio avrebbero i robot sterminatori ad essere senzienti? Alla fine sarebbe stato molto più semplice costruire dei droni in grado di riconoscere i modelli che devono distruggere e basta. Il problema è risolto. Ma torniamo a parlare della trama. I robot operai si chiudono dietro delle porte impenetrabili per rimanere al sicuro dai robot assassini. Nel frattempo Uzi, che è un drone edgy adolescente vestita come un emo del 2006, sta mostrando alla classe la sua nuova invenzione, il suo fucile a rotaia, e la dimostrazione finisce solo per creare un gran casino nell'aula. L'idea di base della ragazza è giusta,
Perché non vi ho detto che questa intera comunità di droni operai non combatte i propri aggressori, ma si limita a nascondersi costruendo porte, mentre Woodsy vuole spingerli ad una reazione. Questo fa di lei a tutti gli effetti una rivoluzionaria, che va contro il sistema estremamente pacifista della società in cui vive. Il che è ironico, essendo lei la figlia di Khan, famoso nella colonia per aver costruito le porte impenetrabili dietro cui tutti si nascondono per evitare di combattere. Che anche qui, possibile che nessun altro ci avesse mai pensato o provato a sviluppare un'arma in grado di infliggere seri danni ai robot assassini oltre a Uzi? Strano anche per una società di codardi come quella. Facciamo anche la breve conoscenza di Tad, un compagno di classe di Uzi, che oltre a essere vestito come un bambino degli anni 90, lo abbiamo trovato talmente poco caratterizzato che quasi ti scordi di lui. Forse per via delle sue battute, ma non lo so, un po' tutto il pilot è pieno di gag spesso piuttosto cringe. E in questi casi, quando questo capita, si può fare solo una cosa: mettere like a questo video e iscriversi al nostro canale, perché sicuramente un sorriso in più di Tad ve lo abbiamo strappato, ammettetelo. Più tardi, Uzi ruba la chiave maestra, cioè quella che apre tutte le porte di suo padre, e si mette in viaggio verso la tana dei droni assassini per provare il suo nuovo cannone. Fermiamoci un momento a quando apre la porta con la chiave. Cosa diavolo è successo? Rivediamolo. Ah, ma allora non me l'ero sognato solo io. La chiave svanisce letteralmente nel nulla. Ok. Facendo questo, cade in un'imboscata tesagli da uno dei robot sterminatori di nome N, ma Uzi lo sconfigge facendogli esplodere la testa con la sua nuova arma. Il drone si rigenera e, in preda ad una strana confusione, si dimostra curiosamente amichevole, pensando che Uzi sia un membro della sua squadra. Questo permette a N di raccontare ad Uzi chi sono gli altri due membri della squadra sterminatrice, due ragazze robot, V, per cui il drone ha una cotta, e Jay, la caposquadra. Apprendiamo anche che N viene considerato inutile e trattato come una pezza da piedi dalle due robot crudeli. Mettiamo in pausa un secondo e facciamo due considerazioni sui design dei personaggi di Murder Drones. Non so a voi, ma a me hanno ricordato tantissimo i Robo Sapiens della WoWie, un giocattolo dei primi 2000. A parte gli scherzi, allora, sì, i protagonisti sono abbastanza memorabili, ma il problema è che sono tutti uguali. Va bene gli sterminatori, ad esempio sono più alti dei droni operai, ma cavoli, il design è sempre quello. Addirittura, se guardiamo in tante scene dentro la colonia, ci sono dei robot che manco hanno delle personalizzazioni. Ok che sono personaggi secondari, ad esempio da una catena di montaggio, ma rendetemeli un po' più interessanti. Odio fare sempre il paragone con l'Uva Boss, ma se tu prendi una scena di questa serie in cui ci sono delle figure di sfondo e un'altra della serie di Vivien Medrano e guardi un background qualsiasi, veramente hai l'impressione di trovarti di fronte a una popolazione varia, mentre qui, beh, c'è un po' di monotonia. Parli del diavolo e i due robot assassini raggiungono la loro posizione. V e Jay si mettono ad inseguire Uzi, che tenta di rifugiarsi nella colonia, ma prima che la porta si chiuda, N riesce ad entrare ed inizia a fare fuori tutti. Notiamo come in una situazione di stallo che si genera tra la robottina, che sta per essere uccisa da N, e suo padre, che potrebbe salvarla dato che ha ai suoi piedi il fucile, ma non lo fa perché capiamo quanto tenga di più alle sue porte che a sua figlia, davvero codardo la abbandona per mettersi in salvo. Che pusillanime. Giungono infine anche V e Jay, che lodano N per averle fatte entrare nella colonia. Lui chiede alle compagne di squadra perché non possono riparare la navicella che è stata usata per l'atterraggio anche per andarsene dal pianeta, come suggerito da Uzi, e perché le loro piccole astronavi sono state progettate solo per l'andata. In poche parole, la differenza fondamentale fra lui e le altre due robot è che lui inizia a dubitare, a farsi domande, e non seguire più ciecamente le religiose istruzioni date dalla JC Jensen in space. Anche perché, a quanto pare, la ricompensa per lo sterminio della colonia sono delle penne personalizzate. Wow. Per punire N, che ha osato mettere in dubbio l'azienda, Jay lo infetta con un virus, abbandonandolo al suo destino, e vola via a sterminare i droni operai. Ma Uzi ha pietà di lui e lo salva. Qui voglio segnalare un'altra cosina che ci ha lasciato un po' di sasso. V, quando si complimenta con N per averle fatte entrare, dice che attraverso i condotti di ventilazione potremmo arrivare all'ultima porta e quindi saltare quella che il padre di Uzi si è chiuso alle spalle. Aspetta, aspetta. Mi state dicendo che avete creato delle porte iper rinforzate di titanio, ma che tra la prima e l'ultima c'è un cunicolo di aerazione sul soffitto che praticamente le salta e gli avversari sono alati? Quindi possono arrivarci in 2 secondi? Ma allora siete ancora più stupidi dei vostri creatori umani! Subito dopo avviene un combattimento finale, nel
il quale N cattura V e Uzi fa fuori Jay con il suo cannone a rotaia. Ladrone ribelle decide di autoesiliarsi, poiché è profondamente delusa da come il padre ha deciso di non aiutarla quando stava morendo, e se fosse stato per lui sarebbe morta. Perciò salta sulle spalle di N, che sfonda il soffitto, e volano via insieme. Ecco, anche qui. Che senso aveva allora costruire delle porte all'inizio se tanto questi sono in grado di sfondare i muri? Non sarebbero potuti entrare prima? In una scena successiva Uzi guarda il sole e N ci fa capire che il sole per lui è fatale, il che avvicina la natura dei droni assassini a quella dei vampiri. Qui succede una cosa strana. Uzi improvvisamente afferma che il suo desiderio è far fuori tutti gli umani rimasti sulla Terra in preda a questa risata da pazza. La domanda è, perché? Immagino che i droni operai non fossero entusiasti di essere schiavi degli umani, ma perché Uzi decide così ad un tratto di prendere questa decisione? Boh, ci è sembrata una cosa un po' insensata. Un secondo dopo notiamo che i suoi occhi per un attimo diventano gialli, come quelli dei droni assassini. Lo zoom al di fuori dell'atmosfera del pianeta ci mostra che sono in arrivo altre astronavi degli umani. Fine dell'episodio. Il nostro giudizio complessivo è che questo pilot abbia diversi problemi, che invece non hanno afflitto quello di Zemeze in Digital Circus, in cui il team della Glitch è molto migliorato, anche come narrazione. Questo episodio va molto di fretta, e se vi ricordate all'inizio ci viene mostrato come easter egg lo schema del viaggio degli eroi, che è la base su cui si sono costruite innumerevoli storie, soprattutto nel cinema. Ce lo fanno vedere, ma paradossalmente non lo rispettano, senza presentarci bene ad esempio il mondo ordinario, cioè il luogo iniziale in cui l'eroe appartiene. In questo caso la colonia di Uzi. Ne sappiamo talmente poco che non empatizziamo né con lei né con gli altri coloni. E quando varca la soglia per andarsene alla fine, sembra quasi che di quel mondo non ne abbia mai fatto parte. Vedremo sicuramente anche gli altri episodi per capire se la serie migliora o si mantiene sulla stessa linea. Nel mentre, se volete recuperarvi l'episodio, lo trovate in descrizione sia in lingua originale coi sottotitoli in italiano sul canale ufficiale o nel recentissimo doppiaggio in italiano di Little Minu. Diteci cosa ne pensate. Murder Drones è un po' sopravvalutato per il successo che ha avuto e il pilot è un po' scricchiolante, oppure è un'opera meritevole del suo successo? Discutiamone nei commenti e diteci se volete vedere altre nostre analisi di questa serie particolare. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.